ospiti cercheremo di affrontare i temi che riguardano il loro ambito, quindi con Giorgio Moretti cercheremo di toglierci qualche curiosità, di affrontare qualche questione relativa ad l'organizzazione che avviene da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, e poi con Angelo Lepreti, con Mister Lepreti, cercheremo di trattare l'argomento Serie C2, nella fattispecie ovviamente il girone C. Allora, entriamo subito nel vivo della questione, poi ovviamente vi preannuncio che avremo ben quattro ospiti in collegamento telefonico. Dicevo, con Giorgio Moretti entriamo subito nel vivo della questione, lo facciamo chiedendo a Giorgio, insomma, presentando un po' quello che è il Movimento Calcio a 5, ovvero un movimento in grande crescita, Giorgio. Sì, una crescita confermata, sono diversi anni che la Regione Marche è ai vertici nazionali per quantità di movimento. Il Comitato Regionale Marche è tra i primi 4, massimo 5 comitati in Italia, pur essendo le Marche una regione mediamente piccola, molto piccola. Un movimento in grande crescita, ci sono sempre più società, sempre più appassionati, gli unici dubbi, le uniche per così dire lacune, insomma, entriamo subito nel vivo della questione, delle curiosità che ci vogliamo togliere grazie alla tua disponibilità qui in studio, riguardano l'organico degli arbitri che, a fronte di, appunto, di una crescita continua del numero delle società, non segue, appunto, per quanto riguarda l'organico dei direttori di gara, un costante aumento del numero dei direttori di gara disponibili. Sì. Questo è un problema che abbiamo qui nelle Marche, perché il movimento è cresciuto tanto, parecchio, e l'organico degli arbitri non è cresciuto in proporzione. Hanno una carenza d'organico, sono costretti molte volte a far arbitrare diverse volte lo stesso arbitro senza magari avere quel riciclo, così, tenendo conto che poi alcuni tra gli arbitri più bravi vengono promossi nei campionati nazionali. Se non si riesce ad aumentare l'ingresso di nuove figure, insomma, ecco, ci sono dei problemi di organico, quello senz'altro. Quindi bisognerà trovare, insomma, nel futuro una soluzione, semmai, a questo tipo di problema, se vogliamo chiamarlo. Ma l'AIA sta facendo una forte azione di reclutamento, anche dialogando con le società. È un invito che rivolgo anch'io a tutti coloro che sono appassionati e che magari per una ragione o per l'altra non calcano campi di gioco, come ho fatto io, che avendo i piedi un po' quadrati ho iniziato a fare il dirigente molto presto, perché appassionato di questa disciplina, magari non avendo sfogo sul campo, mi sono dedicato ad altre faccende pur di rimanere all'interno della disciplina. È un invito che rivolgo ai giovani ragazzi che amano questo sport, avvicinarsi, magari, perché no, a fare gli arbitri. Quindi sfruttiamo questo mezzo televisivo e radiofonico anche per rivolgere questo importante invito. C'è un'altra questione, prima di rivolgere anche qualche domanda ad Angelo Lepreti, che vorrei trattare. A volte ci si dimentica, però, un altro problema che riguarda la Regione Marche, e credo non solo la nostra